rigore ci avrebbe dato un punto, che però non so quanto avremmo meritato durante la partita, perché non mi è piaciuta la squadra, ma non mi è piaciuta tutta la settimana. Abbiamo preparato male la settimana, siamo arrivati molli, come se in Mazzara 46 fosse una squadretta, ma chiaramente non è così, ce l'hanno dimostrato sul campo. Abbiamo regolato il primo tempo e poi il secondo tempo avremmo anche potuto pareggiarla, ma ci siamo messi per prendere il 2-0 3-4 volte in contropiede e non l'abbiamo preso per miracolo, per cui non sono soddisfatto, cioè, ero più contento se la pareggiavamo all'ultimo minuto, però i rigori si sbagliano. Gianluca ne ha sbagliati pochissimi con me, quindi niente da dire, il rigore sta designato, può capitare. Si deve reagire, ma è chiaro che tutti hanno perso in casa quest'anno, anche Nisse e Profavara, solo la Folgore non ha perso, quindi non è, può capitare. L'importante è reagire, da martedì cominciare a lavorare duramente e mettere la concentrazione, la determinazione, l'umiltà che ci caratterizza, perché se noi pensiamo di giocare sul velluto, sulla tecnica e sulla classe, abbiamo sbagliato completamente atteggiamento. Ci mancano ancora tante partite e dobbiamo resettare e ricominciare. Le cose da questo punto di vista non stanno andando tanto bene. Adamo è rientrato dopo un lungo infortunio, ha preso un pestone al piede gonfio, non siamo riusciti a metterlo in campo. Gancio aveva fatto una contrattura, lo abbiamo fatto giocare 15 minuti. Il lunedì è andato con la Juniores e ha avuto una ricaduta. E quindi insomma, dobbiamo avere maggiore cautela, credo, perché sono giocatori importanti che ci servono tutti, e cercare di stare un po' più attenti. Sconfitta meritata, una prestazione la più brutta della stagione da parte della squadra. È inspiegabile la metamorfosi che abbiamo visto oggi, ma forse qualcuno, alla luce dei risultati che erano stati fatti, forse magari ha pensato che, diciamo, di entrare in campo un po' con supponenza, sufficienza, e noi sappiamo che questo non ce lo possiamo permettere. Noi abbiamo ottenuto questi risultati quando la squadra ha lottato pallone su pallone, è stata grintosa, cattiva, ha voluto vincere. Oggi tutto questo non c'è stato. Non so se, diciamo, l'aria di alta classifica magari ha fatto male, anche se in settimana devo dire un po' avevo annusato qualcosa che non andava, perché anche negli allenamenti non avevo visto il solito ardore e la solita grinta. Abbiamo regalato un tempo, non siamo scesi in campo nel primo tempo, anzi, diciamo, siamo stati fortunati a finire il primo tempo soltanto con un gol di distacco. Poi il secondo tempo si è anche giocato un po' meno, perché anche grazie all'esperienza dei giocatori del Mazzara 46 il gioco è stato molto interrotto, però devo dire che il secondo tempo la prestazione è un po' salita di livello. E avevamo avuto l'occasione a pochi secondi dal fischio finale, un rigore ineccepibile, e purtroppo i rigori non li sbaglia solo chi non li tira. L'abbiamo fallito e non so quanto avremmo meritato il pareggio. Certamente la sconfitta è meritata, però diciamo, se avessimo segnato il rigore, certamente sarebbe stato un punto d'oro, considerato che all'andata abbiamo giocato noi per 75 minuti, ha vinto la Mazzarese con un tiro in porta, quindi il calcio è anche questo. Però ci rimbocchiamo le maniche, ovviamente io sto parlando della partita di oggi, non sto parlando del campionato, il campionato resta sempre di alto livello e vanno ringraziati i ragazzi, però spero che questa sconfitta serva da monito, perché loro stessi devono capire che da qui alla fine sono delle battaglie calcistiche abbastanza intense, e se si gioca col piglio di oggi certamente rischiamo di fare brutte figure. È stato un arbitraggio un po' all'inglese, però non sono, diciamo, desidero non parlare degli arbitri. Ha fatto la sua partita, c'è stato il rigore, ce l'ha dato, non accampiamo scuse, nel senso che la sconfitta è da addebitare all'arbitro, la sconfitta è da addebitare a noi, alla prestazione incolore, quindi l'arbitro ha fatto il suo, ci sarà l'organo tecnico che lo valuterà, non intendo da qui alla fine della stagione esprimere giudizi sugli arbitri.